Quando la Monica me l'ha proposto, ho detto vieni, io sono 2 anni che cerco di vivere la mia situazione in ogni modo, perché vedo che nella CGIL non ho avuto forza, difatti oggi la nostra fabbrica chiuderà. Dunque, l'OMS era la mia ditta e nel 2010 gennaio arriviamo dopo le feste le vacanze di Natale, arriviamo i cancelli, sono chiusi. Ci troviamo una ventina di donne a dire cosa facciamo. Sono chiusi perché? Perché erano 2 anni che parlavo di chiudere, che il padrone vuole fare del profitto, vendere aree commerciali, non si sapeva. Ma il sindaco, nessuno ci diceva niente. Tutti dicevano di stare calmi, io non ero neanche delegata, avevo i miei problemi esistenziali con figlia, mi sono diventata separata, casino di separazione, 3 traslochi, mesi genitori, per cui ne avevo da pensare, ci sono le delegate, ci sono i sindacati, allora pensavo, non è stato così. Non è stato così perché io non ci capivo niente, avevo tanti problemi, quindi lasciavo fare chi più di me capiva, ma non ho voluto capire, ho capito adesso. Perché la gente ha da fare, ha tanti problemi per capire veramente. E comunque ho colto l'occasione della Monica, sono contenta di essere qui, mi piace quello che dite, ce la farò arrivare in fondo. E adesso, dopo questo, davanti all'OMSA, allora abbiamo chiesto ai sindacati se potevo fare qualcosa, non ce n'è bisogno. No, noi siamo rimasti lì, abbiamo bloccato i camion. Abbiamo capito che c'era un problema, non sapevamo quale, come, chi, perché, non sapevamo niente, niente, stiamo qui, non ci muoviamo dalla fabbrica. Da di lì la CGIL ci ha sostenuto, devo dire grazie. Dopo ho capito che non era tutta la CGIL, ma questo è un altro passo, sono 2 anni che lotto. Però comunque la CGIL ci ha sostenuto 2 persone. Di cui uno, Idilio, ce l'hanno spostato perché era proprio bravo, 3 mesi fa, che era coordinatore della Camera del Lavoro. L'altra, la Samuela, che è lì dentro, era un ex operaio delegato, poi dietro al sindacato, non è ancora fissa, non so quanto duri. Io, finché ce n'è che mi sostiene, che mi indirizza, ho la forza per andare da qualche parte, perché siamo rimaste da marzo dell'anno scorso, che ci hanno siglato la chiusura, e in questo anche la CGIL. Anche la CGIL, che dopo ci siamo incassate, lotti interne, CGIL, dappertutto. E stiamo ancora lottando, stiamo cercando aiuti, continuiamo a farci sentire. Siamo una decina, quindicina di donne, non siamo tutte queste donne. Però ognuno di noi vale 100, perché quando fai questa lotta vedi la tua lotta, perché il mio lavoro io ne ho bisogno, ma vedi anche la lotta che puoi fare per gli altri. Insieme agli altri, per i diritti degli altri, cioè diventa una cosa più grande, almeno in me è successo questo. E adesso ho detto la mia cosa personale, scusate, vi dico il foglio che mi sono preparato che è un po' detto meglio. Intanto mi chiamo Clara Zacchini, sono un'operaia dell'OMSA, ci lavoravo da 26 anni. Sono un 61, per cui tra un mese compio 50. Dicono ho portato bene gli acciacchi, mi sento comunque. Vabbè. Allora, l'OMSA fa parte del gruppo Golden Lady, scusate, leader della calza e detiene il 55% del mercato italiano. Nel 2010 Nerino Grassi, titolare della Golden Lady, ha deciso di chiudere lo stabilimento Faentino. Uno stabilimento storico, importante per Faenza, che ha segnato anche l'emancipazione delle donne nel mondo del lavoro per il nostro territorio. Come lavoratrici, insieme alla CGIL di Faenza, abbiamo intrapreso una lotta dura, con momenti di tensione altissima, perché non abbiamo accettato e mai accetteremo la chiusura di questa fabbrica. Dovevamo un lavoro a tempo indeterminato che probabilmente non avremo più, perché questa azienda non è in crisi, ma ha sfruttato il momento di crisi per fare passare in sordina quello che da tempo aveva deciso, cioè ridurre il lavoro in Italia a favore del lavoro in Serbia, dove ad oggi ha 2.000 dipendenti dove il costo del lavoro è basso. Ha deciso di abbandonare 350 famiglie solo per il suo interesse economico di guadagnare di più. Per contrastare questa decisione abbiamo fatto di tutto, 55 giorni di presidio in pieno inverno,
manifestazioni, abbiamo partecipato a trasmissioni televisive e io tra parentesi dico ancora queste 10-20 donne fanno di tutto quello che io, oggi sono qui e non ho mai letto davanti della gente. E abbiamo fatto teatro di strada, tutto ciò per mantenere l'alta l'attenzione sulla nostra situazione, fare in modo che l'azienda non se ne vada dal territorio senza tenere fede agli impegni presi, agli accordi firmati al Ministero. L'azienda ha sottoscritto per ben 2 volte l'impegno di trovare nuovi imprenditori che rilevino il sito OMSA e lo riconvertono con altre produzioni, ricollocando le lavoratrici in laboratori OMSA. Ad oggi però, dopo 18 mesi di lotta, è un po' di più, ma se mi hanno scritto male, sempre testa alta, non abbiamo ancora nessuna notizia. Fino ad oggi abbiamo solo sentito parole, promesse, ma niente di concreto. L'unica cosa concreta è sicura che il 14 marzo 2012 scade il secondo anno di cassa integrazione straordinaria. Se entro quella data non ci sarà ancora nulla di concreto per il nostro futuro lavorativo, probabilmente ci verrà concessa la cassa integrazione in deroga. Ma noi non abbiamo mai lottato per gli ammortizzatori sociali, abbiamo lottato per avere un posto di lavoro che ci è stato tolto, che abbiamo ottenuto facendo sacrifici, un lavoro a tempo indeterminato, e noi è questo che rivogliamo. Pensiamo che la politica debba fare scelte concrete per stare dalla parte degli operai. Noi sappiamo che del lavoro non ce n'è, che se troveremo qualcosa sarà precario e forse più probabilmente in nero. Ma la politica cosa pensa di fare per il lavoro delle donne? Che politica pensa di mettere in atto il partito per noi donne? Non si può parlare del lavoro delle donne solo... qui mi riferisco alla CGIL, cioè al lavoro delle donne solo l'8 marzo e con la manifestazione se non ora quando, perché le donne stanno male tutti i giorni, cioè il problema del lavoro delle donne è importante, la donna è importante come sono tutti gli operai. O quando ci si accorge solo che le donne lavorano in nero a meno di 4 euro all'ora perché ne è crollato un tetto d'osso, noi chiediamo delle azioni forti, concrete, che ridiano lavoro e dignità a noi operai, a tutti noi operai, perché il lavoro è una cosa dignitosa. Serbia e lo vendono in Italia e in Scozia, io più che posso giro questa maglia da 2 anni, da quando l'abbiamo fatto, sono menzionata da noi, e questo è il mio grembiule che ero a Roma, pitturato in fretta una sera così con la vernice sintetica che si veda bene, perché ne sono orgogliosa, io sono italiana, ci tengo al mio marchio, ci tengo alla mia gente, alla mia situazione, ma anche agli altri, perché la gente sta morendo, cioè io oggi sono fortunata di essere in cassa, nonostante la mia situazione, con la famiglia e una figlia. La gente sta morendo, c'è gente giù in Bassa Italia che non ha più lavoro e sta male per loro. Dobbiamo fare qualcosa.